Pensavo fra me e me che andasse tutto bene, che fosse tutto sotto controllo. Non pensavo di avere un problema. Una persona che mi ha aiutato molto, diciamo, in questo percorso è stato il mio psicologo. Gli devo tantissimo perché se lui quel giorno non fosse venuto a casa, non so dove sarei adesso. Dopo tanti anni di terapia ho capito che è dovuto a un grande dolore, un grande disagio che provavo dentro di me da tanto tempo. Non riuscivo più a esprimere questo disagio, questo dolore a parole. Ho iniziato a esprimerlo attraverso il corpo e il cibo. Da lì diciamo che è iniziata la mia anoressia. Tra la mia testa c'era questo schema che se io non portavo a termine durante la giornata mi sentivo un fallimento, mi sentivo sempre un fallimento, mi sentivo un peso per la mia famiglia, un peso per tutti e volevo sparire. Il momento in cui ho capito che avevo bisogno di aiuto era quando un giorno ho cercato di appunto salire questo gradino dell'autobus, ma non ce l'ho fatta. Sono arrivata al peso di 27 kg per 1,67 m. Ho dovuto chiedere aiuto per forza, anche se c'era comunque una parte della mia testa che diceva che non avrei dovuto, che era colpa mia. Il barcollo non muore. L'anoressia mi ha tolto tutto, però volevo cercare di riprendermi tutto con gli interessi. Non è per moda o perché sono diventata magari una modella o per un capriccio, no. L'unico obiettivo era quello di autodistruggermi fino ad arrivare ad un punto, perché secondo la mia testa io non meritavo di vivere. Non avrei mai pensato di riuscire a uscirne, perché fra me e me pensavo se non ho lei che cos'ho, invece ad oggi sono qua, ce l'ho fatta e spero anche di mandare un messaggio positivo a chi oggi c'è ancora dentro, sperando appunto che un giorno tutti possano uscire da questo tunnel orribile. Il consiglio che posso dare è di non mollare mai, di chiedere sempre aiuto, di parlarne, di esprimere le proprie emozioni, affrontare il dolore, esaminarlo, cercare di volersi un po' più bene, amarsi di più, perché noi veniamo prima di tutto. E un po' di sano egoismo a volte fa bene.